vecchia clientela dell'anteguerra ricominciò a servirsi dell'opera di mio padre. Imprese di costruzione a livello internazionale, cioè tipo la Girola, la Cosiac, la Dipenta e la Iconi. I lavori ben fatti, che io ritengo da me ben fatti, sono quelli applicati all'archeologia. Ho fatto delle campagne in Libia e in Egitto. In Libia sono stato a Sabrata e a Leptis Magna, sempre per riprese per conto dell'Istituto di Archeologia dell'Università di Palermo. E facevo parte di un certo gruppo di persone, di cui erano archeologi, architetti e io come fotografo. Una volta fui mandato al Museo del Louvre a Parigi per fotografare dei reperti archeologici. La committenza più strana che ho ricevuto è stata quando si fece la traslazione, credo che si dica, comunque il trasferimento dalla catacomba dei Cappuccini alla San Domenico, Pantheon chiamato così, fui chiamato per fotografare il generale Corrao, il quale fu dai discendenti, fu vestito con una divisa rossa, garibaldina chiaramente, fu appoggiato a una grata, e i due discendenti si divisero ai due lati, uno da un lato e uno dall'altro lato. Uno dei due si levò le scarpe e gliene mise a questo resto, diciamo. Il vino Florio fu fotografato su richiesta del proprietario. Questo Lino Florio ebbe delle vicissitudini in quanto questo proprietario mi chiese di fotografare gli interni. Dopo un anno fui chiamato dall'assicurazione perché il Lino Florio fu incendiato, in quanto gli interni erano tutti in legno e per cui ebbi questa possibilità di fotografarlo prima dell'incendio, che sono le uniche fotografie che esistono. Sono queste mie. A proposito del villino Florio, successe che io andai a fotografare prima dell'incendio insieme a un architetto e a un ingegnere e non ebbi rapporti diretti con il proprietario. Però quando poi invece dopo l'incendio mi chiamò l'assicurazione per andare a fotografare i danni, il proprietario era seduto su una panchina all'ingresso della villa, appena mi vide, disse subito, Idufu, capisci fotografia? La prima volta ho volato sul territorio di Catania, ero con l'ingegnere Nicoletti, mi aveva portato lì a Catania per fotografare un terreno, no? Su cui lui doveva elaborare il progetto, no? Ci siamo resi conto che non era possibile da terra e abbiamo pensato di fare queste fotografie dall'aeroplano. Abbiamo noleggiato un aereo dalla ditta Torrisi di Catania. Io mi sono trovato molto in difficoltà, devo dire la verità, perché diciamo, c'era il vetro del finestrino che rifletteva, insomma mi portò in difficoltà questa cosa. Comunque siamo riusciti a stesso a farlo. Non sapevo che come si pilotasse e a volte mi preoccupavo, siccome questo pilota con cui volavo era
il motorista dell'aeroclub, e io spesso, come c'erano i doppi comandi, spesso mi chiedevo: se questo si sente male, che faccio io? Abbiamo avuto un paio di volte difficoltà, diciamo, ma comunque niente di grave. La fotografia chimica aveva la sua caratteristica di riprodurre la realtà. La fotografia chiaramente va verso il digitale, però io la definirei in altro modo, perché non è più fotografia. Con questo nuovo evento, chiamiamolo digitale, è una fotografia creativa, inventiva, se fotografia si può continuare a chiamare. L'archivio tutt'oggi è ancora, diciamo, di interesse del pubblico, perché tratta diversi argomenti. Il giusto destino dell'archivio Cappellani sarebbe quello di finire nelle mani di una istituzione a disposizione e fruibile, così come l'è stato sino a che l'ho detenuto io.